Letizia, l'associazione Terra di Mezzo, insomma, per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto che io ho seguito non tanto quanto avrei voluto, però ho potuto, insomma, rendermi conto che avete seguito un percorso molto ricco, ricco di spunti e soprattutto ricco di insegnanti che sicuramente avranno portato il loro contributo. Quindi io spero di inserirmi bene all'interno di questo percorso. La cosa che mi ha colpito di più tutti gli interventi, di come anche il percorso formativo è stato strutturato, è stata proprio la voglia di mettere il libro al centro di un percorso culturale, di un percorso formativo, ed è qualcosa in cui credo molto, essendo io bibliotecaria. E quello che vorrò fare stasera in questo incontro è proprio, diciamo, raccontarvi come la biblioteca nel corso dei secoli, ma soprattutto nel Novecento, si sia trasformata da un semplice contenitore di libri, no? Alla greca, biblion, libro, teche, contenitore, luogo in cui si conservano i libri, in un luogo invece di servizi, anche, diciamo, certo, di servizi, che molto ha a che fare con la scuola. La biblioteca per cui lavoro, ora passo a presentarmi, è una biblioteca che lavora in sinergia con le scuole di ogni ordine e grado. Partiamo dalla collaborazione con gli asili nido, arriviamo fino alle scuole superiori. Perché questo? Perché ormai la biblioteca, appunto, un po' come era nell'Ottocento, anche se in maniera un po' diversa, affianca la scuola nel percorso di crescita culturale degli allievi. Nell'Ottocento probabilmente lo faceva in un percorso di alfabetizzazione dell'altro, ora invece è un percorso proprio di crescita culturale ancora più ricco, ancora più variegato. Allora, io mi presento rapidamente, mi chiamo Katia Rosi, collaboro, lavoro dal 2015 al sistema bibliotecario Vibonese, di cui vi parlerò tra un po', e in particolare in biblioteca mi occupo di eventi e comunicazione e ho una particolare attenzione verso l'educazione e la promozione della lettura, soprattutto nella prima infanzia. Quindi questo è un po' quello di cui mi occupo. Il percorso che io vorrei fare con voi questa sera, e mi avvarrò anche delle slide, anche per rendere un pochino più varia la discussione, ho pensato di suddividerlo in tre fasi. Innanzitutto, vorrei soffermarmi sul come nasce e come cambia la biblioteca, cioè per arrivare a comprendere il servizio di qualità che la biblioteca deve offrire oggi per sopravvivere, che è un servizio altro, quindi che diciamo, va ad unirsi a quello di essere un luogo in cui si conservano e si diffonde la cultura e il libro. Credo sia interessante partire e comprendere dalle origini come la biblioteca si sia evoluta e si sia evoluto soprattutto il suo essere, i suoi servizi, tra virgolette. Poi passerò ad illustrarvi le strategie e le buone pratiche per un servizio di qualità, non volendo essere, diciamo, autoreferenziale, però vorrò illustrarvi quelle che sono le strategie che il sistema bibliotecario Vibonese mette in pratica nel suo confronto e nel suo rapporto con i ragazzi in particolare. So che siete quasi tutti insegnanti di scuola secondaria di primo grado, quindi vedremo un po' quali strategie la nostra biblioteca mette in campo per avvicinare soprattutto i ragazzi di quella fascia d'età alla lettura. E poi, se ci rimarrà del tempo, come bibliotecaria non potevo esimermi da darvi qualche suggerimento di lettura per i ragazzi. Quindi ho cercato, spulciato un po' tra le ultime novità editoriali e quindi mi piacerebbe un po' raccontarvele. Quindi io avvio la presentazione, ovviamente da quando avvio la presentazione non vi vedo più, di conseguenza se qualcuno ha qualcosa da dirmi, eccetera, può interrompermi in qualsiasi momento. Vado. Ci vedete tutti? Datemi un Sì, cenno, ditemi di penso sì o di sì. di no. Perfetto, benissimo, grazie. Allora, biblioteche e ragazzi, un servizio di qualità. Questo è l'argomento del nostro incontro. Mi piace iniziare con due slide.
di cui discuteremo tra un attimo. La prima è un estratto dal testo Dottor Ranganathan, A Great Teacher and Humanist, contenuto in Ranganathan's Philosophy. Chiesi al dottor Ranganathan come fosse possibile ottenere la moksha, salvezza, essendo semplicemente un bibliotecario piuttosto che un santo o un rishi, come vuole la tradizione indiana. Egli fu molto divertito da questa domanda. In modo molto semplice e schietto, mi disse che il servizio di biblioteca è forse il servizio più impersonale e che se qualcuno compie tale servizio con devozione e cuore puro, senza riguardo per la casta, il credo, il colore e senza considerare se un uomo sia ricco o povero, costui rende un vero servizio all'umanità. A questo servizio, infatti, non è legata alcuna corda, così come è avvenuto per i grandi uomini del passato, che hanno sempre servito l'umanità inculcando idee nobili nelle persone e continuando così a vivere nei loro cuori, pur non esistendo più nella loro forma fisica. Dopotutto, questo corpo, un giorno o l'altro, sarà inevitabilmente distrutto, ma il servizio di una persona all'umanità non sarà mai distrutto dal tempo, né dalla guerra né da qualsiasi altro avvenimento catastrofico. Un bibliotecario che abbia servito i suoi lettori con tale spirito otterrà la moksha, ovvero la salvezza. E passiamo alle cinque leggi della biblioteconomia concepite appunto da Ranganathan. Chi era Ranganathan? Ranganathan è stato uno dei più grandi bibliotecari del XX secolo. Indiano di nascita, lui in realtà si formò come matematico, quindi la biblioteconomia c'entrava poco con i suoi studi, ma venne a contatto prima con il mondo delle biblioteche del suo paese e poi, durante un lungo viaggio in Europa, rimase molto colpito dalle strutture bibliotecarie esistenti appunto nel nostro continente e tornato in India si sarebbe poi dedicato per tutta la vita a questo tipo di servizio. Sono note e sono diciamo un po' forse la Bibbia o comunque uno spunto per i bibliotecari di ieri e di oggi le sue cinque leggi che vi leggo e mi soffermerò in particolar modo sulla quinta che mi servirà poi ad introdurre il discorso che faremo. Allora, i libri sono fatti per essere usati. Ad ogni lettore il suo libro, ad ogni libro il suo lettore, non far perdere tempo al lettore, la biblioteca è un organismo che cresce. Quindi da tutte e cinque le leggi della biblioteconomia di Ranganathan si evince quello che è lo spirito che questo bibliotecario in qualche modo diede alla sua filosofia biblioteconomica, ovvero possiamo definirla quasi una concezione umanistica della biblioteca. Ranganathan mette al centro l'uomo e il lettore all'interno del servizio che il bibliotecario deve offrire. Quindi qualunque cosa il bibliotecario faccia, stia catalogando un libro o qualsiasi altra azione, la fa sempre e comunque in favore e a servizio di quello che è il lettore o l'utente. Ma quello su cui io voglio soffermarmi appunto è la quinta legge: la biblioteca è un organismo che cresce. La biblioteca, ci renderemo conto tra poco, si è evoluta e si evolve molto, anzi, possiamo dire che la sua sopravvivenza, soprattutto nel XXI secolo, è strettamente legata alla sua evoluzione. Ma da dove siamo partiti? È proprio per questo che, voglio iniziare questo percorso proprio dalle origini. Ecco qui. Probabilmente molti di voi la riconosceranno, questa è un'antica raffigurazione della Biblioteca di Alessandria. La Biblioteca di Alessandria, che come sapete è stata fondata nel III secolo avanti Cristo per volere dei Tolomei ed è appunto la biblioteca più antica che conosciamo. Perché nasce nel III secolo avanti Cristo questa biblioteca? Perché ovviamente la nascita di una biblioteca è strettamente collegata alla nascita della scrittura, ma soprattutto diciamo, ad una produzione consistente di testi scritti. Se non ho dei testi scritti, la biblioteca non ha ragion d'essere. Quindi questo è il primo motivo per cui le biblioteche nascono, conservare dei testi e poi
collateralmente anche l'altra motivazione è la richiesta dei testi stessi da parte delle persone. La Biblioteca d'Alessandria quindi viene fondata nel III secolo a.C., per quanto la scrittura sia già presente da un po' di tempo. Perché questo ritardo? Perché, come ben sapete, nell'età antica si era molto molto legati all'oralità. Quindi il testo scritto nasce e si diffonde un po' di tempo dopo la nascita della scrittura. All'interno della Biblioteca di Alessandria viene racchiuso l'intero patrimonio culturale greco, senza però mancare di accogliere in realtà in traduzione i prodotti intellettuali di ogni parte della terra, dell'epoca, insomma, e perfino la Bibbia degli Ebrei, che venne tradotta in greco da 70 anziani per volere di Tolomeo II. Qual era la funzione di questa biblioteca? Non dobbiamo immaginarla come le biblioteche che conosciamo ora. Quindi non era una biblioteca il cui scopo era più di tanto la diffusione del sapere, bensì il sapere veniva conservato per essere rielaborato e per creare altro sapere. Quindi questo in età antica. Quest'altra immagine invece ci trasporta in epoca medievale, quindi siamo dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi siamo alla fine del mondo antico, dal 476 d.C. in poi, e in questa immagine vediamo Jean Mielot, segretario, copista e traduttore di Filippo IV di Borgogna, che si trova appunto all'interno di uno scriptorium. Con la fine del mondo antico, gran parte delle biblioteche esistenti, pensate che a Roma nel IV secolo esistevano ben 28 biblioteche, gran parte delle biblioteche dell'età antica con il Medioevo viene distrutta, il patrimonio si disperde. Se molto di questo patrimonio si conserva, lo dobbiamo appunto ai copisti e agli scriptoria che nascono per lo più all'interno dei monasteri. Uno dei più antichi si trova proprio nella zona, appunto, nella nostra Calabria, nella zona in cui anche molti di voi vivono, quindi nei pressi di Squillace, ed è proprio il monastero di Vivarium, fondato da Cassiodoro. Quindi, in questa fase, nel Medioevo, il manoscritto, il libro, è un oggetto prezioso che per essere tramandato viene copiato a mano e viene recepito proprio come un qualcosa di unico che deve essere assolutamente conservato. Durante l'umanesimo, vado molto veloce ovviamente, con il rinnovato fervore per lo studio dell'antichità e anche con l'interesse onnivoro per quanto riguarda la cultura, nasceranno moltissime collezioni e moltissime biblioteche private, ovviamente appannaggio degli studiosi. Però cosa cambia in epoca umanistica? Gli studiosi iniziano, comunque chiunque possegga una biblioteca, anche privata, inizia ad interrogarsi su come poi poter tramandare queste sue raccolte, cioè ci si preoccupa finalmente della conservazione dei documenti. Un esempio noto è quello di Francesco Petrarca, che nel 1362 progettò di lasciare la sua biblioteca privata alla Repubblica di San Marco, ma senza successo. Infatti gran parte del suo patrimonio purtroppo poi andò disperso. In questa slide invece abbiamo un estratto un trattato che venne appunto pubblicato nel 1627. È un trattato di Gabriel Naudet. Chi era Gabriel Naudet? Un altro bibliotecario, che francese, appena ventenne, passò al servizio di De Mesmes, che era presidente al Parlamento di Parigi all'epoca. In questo suo piccolo trattato, perdonate il mio francese, si intitolava Advi pour dresser une bibliothèque, quindi proprio un avviso, una testimonianza su come allestire una biblioteca, il nostro Gabriel Naudet praticamente andava a fornire delle indicazioni su come sarebbe stato utile creare una biblioteca. Ma perché io vi ho messo questa citazione? Perché all'interno di questa citazione Naudet sottolinea
per una delle prime volte praticamente, che sarebbe importante rendere le biblioteche pubbliche, cioè aperte al pubblico. Ovviamente stiamo parlando sempre di un pubblico limitato, perché ricordiamoci che nel 1600 le biblioteche erano sempre e comunque appannaggio degli intellettuali e degli studiosi, però di aprirle ad una fetta più ampia possibile di persone e soprattutto di mettere quel sapere contenuto nelle biblioteche private a disposizione anche di un pubblico un pochino più vasto. E perché Gabriel Naudé fa notare all'interno di questo suo testo, che è dedicato proprio a De Mesme, l'esigenza di creare una biblioteca pubblica, perché in Europa si sta verificando qualcosa. All'inizio del Seicento la destinazione al pubblico di importanti raccolte librarie è già un fenomeno significativo e nascono pubblico a partire sempre da nuclei di raccolte private. È del 1602 l'apertura al pubblico della Biblioteca Bodleiana dell'Università di Oxford, a partire proprio dalla donazione della propria biblioteca privata da parte di Thomas Budleigh. Nel 1604, siamo invece in Italia, Angelo Rocca dona la sua biblioteca al convento di Sant'Agostino in Roma e la biblioteca del convento di Sant'Agostino si fonde con la biblioteca privata di Angelo Rocca e nasce la Biblioteca Angelica, che è questa qui, un'immagine contemporanea, una biblioteca che probabilmente molti di voi conosceranno, ma se non la conoscete e passate da Roma, io vi consiglio di andare a visitare, perché è veramente un piacere entrarvi, un piacere per gli occhi innanzitutto e poi anche per la mente, perché vi sono veramente custoditi manoscritti, incunaboli, cinquecentine di grande valore. E poi nel 1609, e siamo a Milano, grazie al cardinale Borromeo, viene aperta al pubblico la Biblioteca Ambrosiana. E poi di lì a poco anche le biblioteche universitarie diventeranno molto più accessibili rispetto al passato. Arriviamo poi al Settecento con questa raffigurazione, un'incisione di Gustave Janet del Cabinet des Chiffonnières di Madame Lecœur, che ci serve per riflettere su un aspetto. Nel Settecento il modello di biblioteca del passato entra in crisi. Perché questo? Perché esistono molti più lettori, anche di classi sociali differenti, con delle esigenze e degli interessi di lettura molto molto diversi. Cioè non ci si accontenta più della biblioteca classica, della biblioteca in cui troviamo solo ed esclusivamente documenti di grande valore intellettuale. C'è bisogno e c'è voglia anche di leggere, non solo per studio, ma anche per diletto. E le biblioteche, diciamo, in qualche modo non sono ancora pronte, per come le conosciamo, per come le abbiamo conosciute fino al Seicento, a fare questo passo in avanti, quindi ad aprirsi ad un pubblico decisamente più popolare. E allora cosa nasce nel Settecento? Nascono questi gabinetti di lettura, in particolare in Francia, che potremmo definire come un complemento delle biblioteche. Nascono solitamente nei retrobottega delle botteghe dei librai, e in questi gabinetti di lettura si possono trovare i giornali, quindi molto importante anche la diffusione del giornale, del quotidiano, e anche altre tipologie di libri rispetto ai classici. E poi in questi gabinetti di lettura diventano anche dei luoghi in cui si può discutere, in cui ci si può confrontare sugli argomenti trattati nei vari testi, nei vari libri. Quindi diventano anche un luogo, se vogliamo, di socialità. Nell'Ottocento, invece, si diffondono finalmente le biblioteche popolari. Questa è un'immagine della Biblioteca Popolare di Cleveland negli Stati Uniti. In realtà, negli Stati Uniti le biblioteche popolari arrivano molto prima, ne abbiamo già qualche traccia verso la fine del Settecento. In Italia la biblioteca popolare si diffonde soprattutto
fatto dopo l'Unità d'Italia, quindi dopo il 1861. Sono biblioteche popolari che potremmo definire un po' antesignane delle nostre biblioteche di pubblica lettura. Ma sono biblioteche popolari perché? Innanzitutto perché, o meglio, sono antesignane delle biblioteche pubbliche perché? Perché sono aperte ad un pubblico più vasto, cioè offrono un patrimonio librario, un'offerta libraria che va ad accontentare i gusti, gli interessi, anche diciamo le attitudini di un pubblico sempre più ampio. In questa fase la biblioteca diventa realmente un ente che dovrà occuparsi insieme all'istituzione scolastica della formazione culturale e quindi anche dell'alfabetizzazione del popolo. Vedete, quindi siamo passati in questo percorso che ha attraversato secoli, ma a cui abbiamo dedicato veramente pochissimo tempo, dall'immagine di una biblioteca come la Biblioteca di Alessandria, il cui vero scopo era quello di conservare documenti affinché questi venissero rielaborati per creare della nuova cultura, alla biblioteca medievale, agli scriptoria medievali, in cui si tendeva a conservare e a recuperare i documenti, alla biblioteca umanistica, che era una biblioteca per lo più privata e per lo più, diciamo, settoriale, classica, rivolta agli intellettuali. Siamo arrivati ad una concezione di biblioteca popolare, ma una biblioteca che ha un ruolo ben preciso all'interno dello sviluppo e del progresso della società. La biblioteca ha lo scopo di contribuire all'alfabetizzazione del popolo. Dopo questa, diciamo, cavalcata, quindi ci troviamo ai giorni nostri e la domanda che spesso gli studiosi, ma anche noi stessi bibliotecari ci poniamo è: quale sia il futuro delle biblioteche? C'è un futuro per le biblioteche? In genere, quando ci si interroga e quando si afferma che le biblioteche sono destinate, diciamo, ad una fine certa, le motivazioni che si adducono sono tre. Il fattore G1, che vi spiegherò tra poco, la perdita della funzione alfabetizzatrice della biblioteca, di cui abbiamo parlato poco fa, e questa è la motivazione un po' più triste, ma purtroppo legata molto alla nostra realtà, la morte della biblioteca per fame, quindi per carenza di risorse. Quindi la prima ragione della fine delle biblioteche, se di fine possiamo parlare, è questo famoso fattore G1. Che cos'è? È il fattore Google 1, ovvero in molti dicono c'è tutto su internet. Essendoci tutto su internet, anche se magari ancora in forma approssimativa e tendenziale, l'utente potrà fare sempre più riferimento e potrà avere sempre più accesso libero alla conoscenza, alle informazioni che cerca, non c'è quindi bisogno dell'intermediazione e probabilmente non c'è neanche bisogno del libro. In realtà questo fattore G1 è un fattore parzialmente fittizio. Perché? Perché in realtà non è vero, voi lo sapete bene da insegnanti, non è vero che c'è tutto su internet. Innanzitutto perché parti fondamentali dei documenti in cui la conoscenza si è radicata non si trovano su internet per il momento almeno. E soprattutto, come è noto, i criteri di ricerca, dei motori di ricerca, non sono neutri. Spesso, quando lanciamo una ricerca su Google, le occorrenze che ci vengono fuori per prime sono semplicemente quelle più cliccate da più persone, da più utenti. Quindi in realtà Google non è così neutro, non è così imparziale, non è così pubblico e aperto come invece è una biblioteca. Il secondo fattore, dicevamo, il secondo motivo per cui spesso si sostiene che le biblioteche sono destinate all'estinzione, riguarda la perdita della funzione alfabetizzatrice della biblioteca, ovvero la biblioteca non serve più a formare, diciamo, ad alfabetizzare, quindi a cosa serve? E su questo ci torneremo tra poco. Il terzo fattore, invece, quello più triste, le biblioteche potrebbero non sopravvivere perché non hanno risorse, quindi la morte per fame.
Quindi la sistematica diminuzione di fondi pubblici destinati alle biblioteche, che tutti noi purtroppo conosciamo, è una triste realtà. L'invito rivolto alle biblioteche per sopravvivere a attuare delle politiche di fundraising. I crescenti fenomeni di esternalizzazione dei servizi bibliotecari. Insomma, una serie di aspetti potrebbero portare in qualche modo alla fine della biblioteca. In realtà però, non è del tutto vero che la fine della biblioteca è vicina, così come non è vero che la fine del libro è vicina. Voglio leggervi, sperando di farvi piacere, interrompo un attimo la presentazione così ci vediamo. Ecco. Voglio leggervi un articolo in merito proprio alla fine delle biblioteche e al ruolo che le biblioteche possono e devono avere nella realtà contemporanea, un articolo della direttrice di una biblioteca spagnola, Blanca Calvo, che esprime alcune considerazioni sulla definizione di biblioteca in epoca contemporanea dopo aver partecipato alla Corugna ad un congresso di bibliotecari. Ecco cosa scrive Blanca Calvo. Un mese fa si è tenuto alla Corugna il quarto congresso della Biblioteca Nazionale. Questo è un articolo del 2008, ma sempre molto molto attuale. Per 3 giorni i bibliotecari hanno parlato molto di come dovrebbe essere la biblioteca pubblica all'inizio del XXI secolo, dopo che le nuove tecnologie sono entrate d'assalto nelle nostre vite. Quanto vale una biblioteca ora? Quando Google risolve molte delle nostre esigenze di informazione in un minuto, semplicemente digitando al computer? I bibliotecari del congresso di La Corugna devono aver espresso molti dubbi e insicurezze, perché, dopo la conferenza di chiusura, un narratore galiziano, assunto dall'organizzazione per presentare le conclusioni con originalità, ha sfidato tutti i partecipanti con le seguenti parole. Ieri, mentre prendevo un caffè nel porto di questa città, ho visto una massa enorme nell'acqua che mi ha colpito. Era una nave, ma mi chiedevo come si possa definire esattamente una nave. Quello che avevo davanti era un edificio enorme perché aveva molti piani, ma era anche un albergo perché ospitava centinaia di persone. Ma era anche un luogo di svago, perché aveva una piscina, cinema, ristoranti. Ero assorto in quei pensieri quando, all'improvviso, la mole ha cominciato a muoversi. Davanti ai miei occhi, la nave da crociera scivolava tranquilla e maestosa. E allora mi sono detto, sta navigando? È una nave. Ciò che definisce molto chiaramente una nave da crociera, ha continuato il narratore, è che naviga. Ma io, che vi ho sentito parlare di biblioteche in tutti questi giorni, non ho sentito da voi una definizione così semplice e definitiva. Non credo che la abbiate. Penso che i bibliotecari di oggi non sappiano esattamente cosa sia una biblioteca. Quelle parole, ci dice sempre Blanca Calvo, mi hanno spronato. Da quando ho sentito quel narratore, ho cercato di trovare una definizione di biblioteca semplice, come quella che ha applicato alla nave da crociera. E voglio condividere con voi i miei pensieri. Ho in casa un bellissimo libro intitolato Parole per la biblioteca. Se a qualcuno di voi interessa, io mi sono ripromessa di andarlo a cercare. Il titolo originale in spagnolo è Palabras por la biblioteca di Javier Pérez Iglesias. È un testo del 2004. Palabras por la biblioteca. In esso, 41 appassionati di biblioteca scrivono articoli piccoli ed entusiasti al riguardo. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato cercare quel libro. Ero sicura che lì avrei trovato una definizione perfetta. Una biblioteca, dice uno dei suoi amanti, è uno spazio di libertà.
E sono d'accordo, in biblioteca ci si può muovere senza impedimenti, leggere tutti i libri che si vogliono, ascoltare musica, prendere un caffè, controllare la posta, dormire. Inoltre, le biblioteche attuali non richiedono come prima il silenzio. Nella nostra biblioteca puoi anche suonare il pianoforte. E questa è la tua definizione ideale? È un po' troppo corta per me. E continua Banca Calvo con un'altra definizione. Una biblioteca è luce per i nostri occhi. E anche su questa definizione mi trovo d'accordo. Tutti i materiali che una biblioteca contiene portano dentro la luce che fornisce la conoscenza. Ma se la definissimo così, sarebbe confusa con molte altre cose. Il sole, la luna, le stelle, una lampadina. Anche questa definizione non è perfetta. La biblioteca è la casa dei libri, è un mondo da conoscere, è una garanzia di libertà, è la nostra casa, un luogo di incontro, un'istituzione di cui una comunità può essere orgogliosa. Queste sono molte altre definizioni accurate che ho trovato, ma cerco qualcosa di più coinvolgente. Le biblioteche, tutte le biblioteche, sono gli unici luoghi in cui i libri esistono davvero. Vivono davvero, lontano dalle leggi del mercato, dalle sue imposizioni e richieste. Amo questa definizione espressa da una dei nostri migliori scrittori, Marlo Sano, ma per potermi confrontare con il narratore galiziano ho bisogno di qualcosa di più breve. E poi ricordo alcune parole che mio figlio mi disse molti anni fa, quando aveva 5 anni. «So a cosa servono un padre e una madre», affermò solennemente. «Sì», dissi con grande curiosità, «per cosa?» «Un padre per rispondere a tutte le domande, una madre per risolvere tutti i problemi». Non so se tutti i padri e le madri siano buoni per la stessa cosa, ma so che le biblioteche sono come i padri e le madri ideali di mio figlio. Rispondono a tutte le domande e risolvono tutti i problemi. La definizione di biblioteca espressa con una domanda potrebbe essere allora più o meno la seguente. È necessaria, affettuosa e utile come un padre e una madre insieme? Quindi è una biblioteca. Io ho trovato molto interessante questo articolo di Blanca Calvo perché esprime un po' innanzitutto l'esigenza di definire in modo nuovo la biblioteca in un'epoca in cui appunto, come dicevamo, la biblioteca ha perso un po' quella funzione alfabetizzatrice o comunque in cui la biblioteca ha bisogno di trovare nuove strade per sopravvivere e per attirare lettori e non lettori al suo interno. Torno alla presentazione. E arriviamo qui. Allora, Le piazze del sapere, biblioteche e libertà di Antonella Agnoli è un saggio uscito nel 2009 per La Terza ed è un saggio, pensate, che è stato tradotto ed è arrivato addirittura in Giappone. Antonella Agnoli nel corso degli ultimi anni ha tenuto tantissimi incontri in Europa e nel mondo, e in Giappone in particolar modo c'è stata una certa curiosità per questo suo saggio. Partiamo da questa sua frase. Noi pensiamo sia possibile e necessario ricostruire luoghi di dibattito, di conoscenza, di informazione. Piazze, ma anche biblioteche, intese come piazze coperte, dove la possibilità di incontrare gli amici sia altrettanto importante dell'opportunità di prendere in prestito un libro o un film. Allora, Antonella Agnoli, due parole sull'autrice di questo saggio, è innanzitutto una bibliotecaria, ma è una grande studiosa di biblioteche. Tra l'altro è stata la fondatrice e direttrice dal 1977 al 2000 della Biblioteca di Spinea a Venezia, dal 2001 al 2008
ha progettato per il comune di Pesaro la nuova biblioteca della città e in generale è consulente di moltissime biblioteche italiane ed europee per la loro, diciamo, rinascita. Che cosa ci dice e perché ho voluto sottoporvi questo saggio, Le piazze del sapere? Perché Antonella Agnoli, all'interno di questo saggio, si interroga proprio sul futuro delle biblioteche, se ci sia un futuro per le biblioteche e se sì, da dove bisogna partire. Già dagli anni 70, ci dice Antonella Agnoli, i nuovi media o la frequentazione di grandi eventi hanno in qualche modo mutato le abitudini del lettore medio. Quindi molti si sono domandati come dovesse evolversi la biblioteca per sopravvivere. Secondo Antonella Agnoli, la biblioteca del XX, del XXI secolo ha bisogno di novità, ha bisogno di aprirsi ad un pubblico che sia anche un pubblico di non lettori. Non può e non deve più essere semplicemente un contenitore di libri, ma deve offrire anche dei servizi alla comunità. Deve essere una piazza del sapere. Una piazza perché? Perché la biblioteca deve essere concepita non più come un luogo respingente, come un luogo per pochi, come un luogo in cui solo chi diciamo, può accedere a un determinato patrimonio librario può diciamo, in qualche modo goderne, ma è un luogo in cui ci si può incontrare, in cui la cultura, quello che è l'obiettivo principale delle biblioteche, è chiaramente la trasmissione della cultura, in cui la cultura deve essere trasmessa attraverso i libri sicuramente, ma anche attraverso delle nuove strategie, dei nuovi, diciamo, mezzi, dei nuovi, delle nuove realtà, dei nuovi modi, scusatemi, di fare cultura. Allora cosa suggerisce Antonella Agnoli? Suggerisce innanzitutto di cambiare le sedi delle biblioteche, ve ne farò vedere qualcuna tra poco, per attirare un pubblico sempre più vasto di lettori e di non lettori, ma soprattutto dei giovani lettori, c'è bisogno innanzitutto di strutture, se possibile, moderne, o quantomeno, se non moderne, almeno dotate di comfort. Quindi non più solo ed esclusivamente tavoli e sedie, ma se vogliamo anche degli angoli di lettura più comodi, delle poltroncine, dei divani, in cui in qualche modo le persone, i nonni, i nipoti, i ragazzi, si sentano a loro agio, si sentano un po' come a casa. Un ampliamento dei pubblici è essenziale per la sopravvivenza delle biblioteche, lo dicevamo prima. La biblioteca del XXI secolo non può più essere una biblioteca per pochi, non può più essere una biblioteca solo per gli studiosi. Perché? Perché molto del materiale che lo studioso cerca in parte si può trovare anche attraverso altri mezzi, quindi la biblioteca deve offrire anche un servizio in più ad un nuovo pubblico che non sia solo ed esclusivamente quello degli studiosi. Come fa quindi ad aprirsi la biblioteca ad un nuovo pubblico, a un pubblico più ampio? Ampliando le proprie collezioni. Quindi non più solo libri e enciclopedie, ma anche CD, DVD, delle postazioni per visionare questo materiale multimediale. E poi anche un nuovo layout, quindi molto spazio, secondo Antonella Agnoli, ebbene venga dato al self-service, un po' come nelle librerie. Quindi l'intermediazione del bibliotecario c'è, ma non deve essere, diciamo, preponderante, non deve essere asfissiante per l'utente. Il bibliotecario è lì, ma non è lì per bloccare o per, diciamo, Antonella Agnoli spende molto anche sulla figura del bibliotecario che cambia. Non dobbiamo più immaginare nelle nuove biblioteche il vecchio bibliotecario che quasi veniva urtato dalla presenza dell'utente. Il bibliotecario di oggi deve essere aperto, deve avere delle competenze diverse rispetto al bibliotecario di ieri. E infatti all'interno del saggio viene fuori anche questa nuova figura del bibliotecario che da Antonella Agnoli viene definito un po' come
diciamo un manager, non basta più nelle competenze che nelle competenze del bibliotecario sia annoverata lo studio, ad esempio, della conservazione dei beni culturali o della biblioteconomia, che sono sempre alla base necessarie ed essenziali per un bibliotecario preparato. Ma un bibliotecario deve aggiungere delle competenze oggi come oggi. Deve essere un esperto di comunicazione. Perché questo? Perché, come vedremo, deve saper anche in qualche modo comunicare con gli utenti più giovani, deve sapere ad esempio gestire un sito internet, un social network, deve arrivare in maniera veloce, in maniera nuova all'utente. Deve essere il bibliotecario anche in grado di organizzare un evento, perché gli eventi sono, diciamo, il mezzo che porta persone in biblioteca. Le persone vengono attirate dall'evento e iniziano a scoprire la biblioteca e il patrimonio librario. Quindi il bibliotecario deve avere davvero molte più competenze rispetto al passato. Contano molto, ovviamente, nella nuova biblioteca, dicevamo, gli elementi architettonici, il comfort, un ambiente accogliente, ma anche le attività che vengono proposte all'interno della biblioteca e quindi i gruppi di lettura, gli incontri, gli spettacoli, i servizi per i genitori e per i bambini molto piccoli. Ma quello che non deve mancare è la sensazione di trovarsi appunto all'interno di un third place, per dirla con Oldenburg, cioè un luogo in cui vige la neutralità, l'eguaglianza e la condivisione. L'ambiente bibliotecario quindi non deve essere un ambiente, dicevamo, respingente, un ambiente per pochi eletti, ma deve presentarsi per come è organizzato, per come è arredato, per le iniziative che propone, un ambiente aperto a tutti, una vera e propria piazza del sapere. Che poi, se ci pensiamo, in realtà il modello di biblioteca che propone Antonella Agnoli non si discosta molto dalle biblioteche, diciamo dal modello classico di biblioteca, no? Pensiamo ad Aristotele. Le biblioteche erano dei luoghi in cui si discuteva, ci si confrontava. Quindi, secondo Antonella Agnoli, il modo che le biblioteche hanno per sopravvivere, per vivere, per rinascere nel XXI secolo è proprio questo: rinnovarsi. Quindi assolutamente puntare molto sulla diffusione del sapere attraverso il libro, ma avere anche un personale che sia costantemente aggiornato sulle novità editoriali, per poterle presentare al suo pubblico, per poter offrire un consiglio, oltre che una consulenza bibliografica, ovviamente per una tesi di laurea o per uno studio. I ragazzi devono sentirsi liberi di muoversi in biblioteca. Non vige più quella regola del silenzio. I ragazzi devono potersi anche confrontare e aprire.